passeggiate nei Rioni proseguono e questa settimana ci troviamo nella Contrada della Pantera insieme ad Alessandro Leoncini e percorreremo il Rione della Contrada della Pantera partendo proprio da Via Stalloriggi. Allora, passeggiare, camminare insomma in queste strade, ma non in questa particolare, in tutta Siena, in tutte le città antiche, è come sfogliare un libro di storia disordinato. Disordinato perché si va avanti, si va indietro, si trovano personaggi lontani nel tempo che magari fra loro non hanno niente in comune, ma che sono tutti legati alla storia cittadina. Stalloriggi è una delle strade più antiche di Siena. L'etimologia del nome non si sa per bene, è legata alle stalle di un certo re, questo famoso re, anzi sarebbero 3, 4, 5 nomi, quindi siamo nella leggenda. Fatto sta che di fronte, nel poggio di fronte, è Camporegio, quindi un qualche cosa ci deve essere per davvero, ma non è inutile inventare le leggende. Alle nostre spalle c'è uno degli edifici più antichi di Siena, è una casa-torre detta Torre dei Dobrandeschi, non so con quanta precisione. È un edificio del 200, bello, che è rimasto poi inglobato in edifici di epoche successive, ma comunque sempre antiche, avete visto sempre case del XIV secolo. Questa piazza, davanti a cui ci troviamo, Piazza del Conte, è una piazza importante. Il nome di questa piazza deriva dai conti carolingi. Uno dei più importanti era il conte Winigisi, che nell'VIII secolo governava Siena, e aveva un palazzo di cui non rimane quasi niente, se non una torre, la torre di Voltaia, che è al termine del vicolo del Contino. Ora andiamo a vederla. Quella che si intravede da qui, ma si vede meglio da Castelvecchio, cioè dal territorio di Tartuca, sono gli avanzi della torre di Voltaia, una delle torri più antiche di Siena, che era anche forse la torre più alta di Siena, e è stata demolita progressivamente, soprattutto dopo il terremoto del 1798, che la danneggiò pesantemente. Il vicolo del Contino in origine aveva due uscite in via San Pietro. Questi vicoli, questo qui si vede abbastanza bene, qua c'è un altro un po' più difficile da leggersi, e anche questo vicolo ha un'origine piuttosto complessa. L'origine, il vicolo è quello lì, quella strettoia lì. Quella strettoia, come scrive Bartolomeo Benvolienti, un erudito senese del XV secolo, in un libro che è di 36 pagine, ma è fondamentale per la storia della città, questo libro qui, il Trattato dell'origine e crescimento della città di Siena, ci spiega come sono nati questi vicolini strettissimi fra i palazzi. C'è scritto che, essendo i senesi già sediziosi e contenziosi e impazienti dei vicini, cioè era litigiosi in continuazione, in modo che ancora ne appoggiavano le case al muro comune, anzi, gli orti stessi, benché piccoli ciascuno, serravano la propria siepe, lasciando in mezzo certi spazi denominati da loro intrasiepi. Di poi, edificate le case, rimasero i medesimi intrasiepi, li quali fino a oggi si chiamano trasiepi, che ora sono quasi tutti distrutti, eccetera, eccetera. Allora, che facevano i senesi del Medioevo? Siccome uno aveva un palazzo, non voleva che il vicino lo costruiva accanto, si appoggiasse a lui, lasciavano degli spazi. Certe volte sono dei vicoli sono ancora rimasti. Questo qui riesce in un portone di San Pietro ora. Il più assurdo di tutti è nella Civetta, invece i Cangiolieri, fra il palazzo del Moderno e il palazzo dell'Albergo Toscana. C'è una fessura di 15-20 cm da 2 metri da terra fino al tetto. Proprio da quanto erano litigiosi, anche allora senesi, c'erano questi, diciamo, contenziosi fra vicini che hanno causato questi, originato questi spazi. Questo video origina nel Vicolo del Contino. Nel Vicolo del Contino c'è anche il tabernacolo che viene usato attualmente dalla Pantera per fare la festa dell'8 settembre. L'ha dipinto Ezio Pollai e è stato realizzato in ricordo del mio babbo, si dovrebbe dire mio padre, lo so, ma mio padre non mi viene. Quindi lo lì è il tabernacolo fatto in ricordo del mio babbo Umberto, che era nato alle due porte, e c'è la Madonna e il bambino davanti all'arco delle due porte.
Proseguiamo la nostra passeggiata nel rione della Contrada della Pantera, verso appunto dentro via Stalloreggi, e adesso, prima di arrivare davanti alla Madonna del Corvo, ci fermiamo davanti a questo palazzo. A questo palazzo. Via Stalloreggi ha probabilmente un primato curioso: è la strada con più lapidi di Siena, ce ne sono 5 se non sbaglio. Di queste 5, almeno 2 sono sbagliate. Questa, ricorda, è qui, avrebbe abitato Girolamo Gilli, poeta satirico, nato a Siena nel 1160 e morto a Roma nel 1722. Non è vero? O meglio, un Girolamo Gilli ci ha abitato qui, ma alla fine del Settecento. Il Girolamo Gilli, vero, scrittore, poeta, eccetera, eccetera, ha abitato nel casato di sotto, all'angolo con la fonte del casato, e davanti alla costarella. L'omonimo che ha abitato qui, un suo discendente, diciamo, era vivo negli anni 80 del Settecento. Era un personaggio abbastanza influente in Pantera, rimase il suo nome famoso nell'ambiente, e quando fu deciso di mettere una lapide al ricordo della casa del primo Girolamo Gilli, quello scrittore, equivocarono e la misero dove era stato un suo omonimo. Il palazzo abbiamo alle spalle ora, anzi di fronte ora, il palazzo Bisdomini è un palazzo purtroppo che ha avuto delle pesanti manomissioni nel corso dei secoli, ma potrebbe benissimo essere stato un palazzo a livello del Palazzo Tolomei. È uno dei palazzi più antichi di Siena, Palazzo Bisdomini appunto. In origine aveva 2 torri, quella di sinistra crollò nel 400, sempre crollata nel 400, quella di destra fu demolita per recuperare i mattoni per costruire il palazzo comunale. A questo proposito c'è da dire, da smentire una delle tante tradizioni inventate, fantasiose di Siena, che le torri sarebbero state demolite dai fiorentini. I fiorentini nemmeno ci pensarono a demolire le torri private. Se avessero voluto umiliare la città, buttavano sulla Torre del Mangia. Le torri cittadine sono state vendute e demolite fino all'inizio del Novecento dai proprietari, perché non servivano a niente in pratica, era materiale da costruzione rivendibile e riutilizzabile. Quindi non è assolutamente vero che le torri sono state demolite per umiliare Siena dopo la sconfitta con Carlo V e Firenze. In questo punto qui, davanti alla Madonna del Corvo, c'era una delle 3 porte del castellare di Castelvecchio, il primo castellare di Siena, anzi il primo, insomma, il castellare da cui è rinata Siena. Sempre benvoglienti, scrive, la prima porta era vicino a quello che era l'oratorio Sant'Anzano, un'altra era in fondo a Castelvecchio, la terza era dove all'inizio della strada è Val San Quirico. Quindi in questo punto qui c'era la porta che entrava nel castellare. Questo palazzo, il palazzo della Madonna del Corvo invece, è un palazzo che è legatissimo alla storia della Contrada. Nel 500 apparteneva alla famiglia Mariscotti. Loro si chiamavano Mariscotti in quell'epoca, poi sempre nel 500 nella metà cambiarono e diventarono Marescotti, ma si firmavano con la I, Mariscotti. Un certo Caterino di Caterino Mariscotti, forse il fratello Antonio, commissionò al Sodoma questo affresco, un affresco che è chiaramente ispirato alla Pietà di Michelangelo, con una differenza sostanziale. Il Cristo scolpito da Michelangelo nella Pietà Vaticana è disteso sulle ginocchia della Madonna. Però qui, per motivi di spazio, il Sodoma non poteva raffigurare una figura distesa e fu costretto a far sollevare il busto di Cristo dalla Madonna. Nella Pietà Vaticana la mano sinistra della Madonna è sollevata, qui l'ha abbassata sulle ginocchia appunto per reggere le gambe del figlio. Però questa qui si può sovrapporre, le due immagini, la Pietà di Michelangelo
e l'affresco del Sodoma sono in questa maniera. Questa è la Pietà, questo è l'affresco, queste sono le due opere sovrapposte. E si vede benissimo che Sodoma si era ispirato fortissimamente all'opera di Michelangelo. Questo Caterino Mariscotti aveva adottato il figlio, il fratello, il capitano Lorenzo Mariscotti, che era uno dei più importanti capitani dell'esercito senese prima della fine della Repubblica. I Mariscotti, compreso proprio Lorenzo, erano una contrada dell'Aquila. E fino a quell'epoca, gli anni 40-500 mettiamo, la pantera non era ancora documentata. Negli anni 40 Lorenzo Mariscotti sposò Cassandra Perrucci. Era un matrimonio politico molto molto forzato, nel senso che i Perrucci e i Mariscotti erano nemici da secoli. I Perrucci erano nel Monte dei Nove, i Mariscotti del Monte dei Gentiluomini. Questo odio che c'era dei Noveschi nei confronti dei Mariscotti aveva indotto i Noveschi nel 300 a proibire l'adesione di qualsiasi Mariscotti al loro monte. Eppure, negli anni 40-500, un Mariscotti importante, il capitano Lorenzo, sposò una discendente del magnifico Pandolfo Perrucci. Lo stemma di Lorenzo Mariscotti era fatto in questa maniera: due aquile, e probabilmente, quasi sicuramente, lo stemma della contrada dell'aquila deriva da quello dei Mariscotti, e due pantere. Quindi si può supporre, ma io ne sono convintissimo, che lo stemma della pantera derivi proprio dallo scudo dei Mariscotti, che concessero a un'altra contrada di usare questo stemma, in maniera che potevano dimostrare in Piazza del Campo la loro potenza, la loro ricchezza, e che sponsorizzavano in pratica due squadre, partecipavano alle cacciatorie, ai giochi della pugna, eccetera, eccetera. In quell'epoca la contrada era completamente diversa da quella che intendiamo noi, quindi non si può fare un confronto. Comunque da quell'epoca, dall'epoca del matrimonio di Lorenzo Mariscotti con Cassandra Perrucci, è documentata la contrada della Pantera, che prima non c'era. Andiamo, torna avanti. In questo periodo si fa giustamente un gran parlare, un grande lamentele delle movide notturne. La gente rompe le scatole agli abitanti dei rioni, a Siena in Pantaneto e sembra nella zona della Torre, a Firenze molto più zone. Nell'Ottocento una specie di movida piuttosto fastidiosa era anche in via Taloreggi. In via Taloreggi, da Quattro Cantoni alle Due Porte, c'erano sette botteghe di vinai, e i loro clienti partivano da una parte, andavano a quell'altra, poi tornavano indietro, da volta la notte, fra un vinaio e l'altro, urlando, berciando, cantando, svegliando il rione, inducendo gli abitanti a continue lamentele, lettere, anche a giornali, per lamentarsi, per saluteggi. Era una strada in cui la gente non poteva riposare. In questo vinaio ci successe nel 1873 una cosa piuttosto curiosa. Il Palio di Luglio era stato vinto dall'Istrice col fantino Bachicche. Un fantino che, se si vede una fotografia di quando corse nella Torre, ha la grinta di Lee Van Cleef, l'attore americano che faceva sempre il duro e il cattivo, quindi un personaggio in cui si va un certo timore. A luglio quindi Bachicche vinse nell'Istrice, agosto corse nella Pantera e si vendé alla Chiocciola, che vinse il Palio. Quando Bachicche tornò su da piazza, si fermò a bere a questo vinaio e qui trovò un certo Girolamo Dinelli, detto Momo, un personaggio pittoresco. Era alto poco più di un merro, gobbo, un occhio aperto e uno più chiuso, camminava storto, ma non si fece impaurire, incutere timore dalla grinta di Bachicche. Appena vide arrivare, accese la lampada a petrolio e le atterrò addosso per cercare di dargli fuoco, perché si era venduto. I panni furono spenti, ma la cosa fece abbastanza scalpore in città. L'anno dopo la Pantera montò Dante davanti, che memore dell'esperienza del fantino agosto di Bachicche, fece discorsi, appena cascato il canapo, cominciò a bussare e vinse il Palio.
La Pantera vinse il Palio, ma lo spese, pagò un po' troppo, pagò 1370 lire. Una cifra per fare il confronto, che era più o meno lo stipendio che prendeva il professor Marcacci, grandissimo chirurgo, all'ospedale, in un anno. Quindi non era una cifra confrontata a quella di oggi, era quella roba, ma quell'epoca fu una cifra importante. E la contrada fu costretta a vendere uno dei locali, cioè l'unico locale che aveva in proprietà, che è l'attuale Museo della Contrada della Selva, sotto San Sebastiano. Ci spostiamo adesso dalla Madonna del Corvo, che ci ha illustrato ovviamente perché appunto hai scritto proprio un libro sulla Madonna del Corvo, che tra l'altro ha proprio avuto un restauro recentemente. Sì, ha fatto bene a dirmelo, sono mi pronto, no? Non lo dico. E il restauro, molto impegnativo, è stato sponsorizzato dall'Arte degli Speziali della Contrada della Pantera, associazione ODV, su iniziativa del presidente Stefano Maestrini. E è un recupero molto importante, che questo qui è sicuramente il tabernacolo più importante di Siena. La Pantera, per combinazione, ha il re tabernacoli più importanti di Siena. E ora li vediamo cosa sta facendo. Intanto stiamo avvicinando un altro palazzo, al palazzo numero civico 54. In questo palazzo, sulla facciata di questo palazzo, ci sono due lapidi di due personaggi molto importanti e altrettanto sconosciuti e dimenticati dai senesi. Il primo, quella lapide lassù, ricorda che qui ci abitò, ci morì Girolamo Grifoni. Questa lapide corretta e giusta, non hanno sbagliato niente, però è piuttosto enigmatica, in quanto c'è scritto Grifoni, insigne anatomico, amico che dicevo di Paolo Mascagni, la cui celebre anatomia iconografica compì e rivendicò all'Italia dalle frodi dei plagiari stranieri. E uno, penso non tanti, insomma qualcuno si potrebbe chiesto chi saranno i plagiari stranieri? Funziona in questo modo. Paolo Mascagni è stato uno dei più grandi anatomisti della storia della medicina in Italia. E quello ha scoperto il sistema dei vasi linfatici, era un grandissimo scienziato. Nel 1799 simpatizzò con i francesi occupati la Toscana. Quando i francesi furono allontanati dalla Toscana con la rivolta di Via Maria, Paolo Mascagni fu arrestato, picchiato. Però, siccome appunto era uno scienziato di altissima levatura, il Granduca lo perdonò e lo mandò a insegnare a Santa Maria Nuova di Firenze. A Firenze, con Paolo Mascagni, collaborava un certo Francesco Anton Marchi. Era il suo settore, era quello che lo aiutava nelle autopsie su cadaveri, a fare le lezioni agli studenti, eccetera. In quel periodo Paolo Mascagni iniziò la sua opera principale, La Grande Anatomia. Un'opera monumentale, però morì nel 1815. Nel 1815 fu anche un anno fatidico, perché fu l'anno di Waterloo, la caduta definitiva di Napoleone. Napoleone fu catturato e mandato in esilio a Sant'Elena. Come medico personale dell'imperatore le assegnarono proprio Francesco Anton Marchi, cioè il collaboratore di Paolo Mascagni, divenne il medico dell'imperatore in esilio. Anton Marchi andò a Sant'Elena, ma dopo poco divenne annoiata anche Sisolina in mezzo al Pacifico. E sembra, alcune voci dicono, che l'imperatore a Sant'Elena sia stato avvelenato dal suo medico, da questo Anton Marchi. Una volta morto l'imperatore, Anton Marchi tornò in Europa, andò a Parigi e pubblicò l'opera incompleta di Paolo Mascagni a nome suo. Questa cosa si riseppe subito anche a Siena e Grifoni, che era stato amico e discepolo e collaboratore di Paolo Mascagni, insieme ad altri docenti, senesi e pisani, intentò una causa legale a livello europeo contro Anton Marchi. La vinsero, l'opera di Paolo Mascagni fu completata da Grifoni e, come scritto lì, rivendicata all'autore vero, che era appunto Paolo Mascagni. Quest'altra lapide ricorda Francesco Corbani. Francesco Corbani è stato, anche lui docente dell'università, è stato il primo docente di economia, era un patriota e fondatore dei giornali. E è curioso come diventò docente. Hanno fatto un concorso a cattedra e ha vinto un certo Mariano Ceccarelli. Mariano Ceccarelli però, anche se aveva detto nome di devozione alla Madonna, era anticlericale e aveva fatto una serie di sonetti contro la Chiesa e contro i preti. Il Granduca, quindi, il governo granducale, quindi,
non accettò la sua nomina a docente e assegnarono la cattedra a quello arrivato secondo. Andavano così le cose a quell'epoca. Nel palazzo di fronte abitato Pirro Maria Gabrielli. Pirro Maria Gabrielli è un nome forse un pochino più noto a Senesi. Fisico eccellente, l'Accademia Fisiocritica fondatore. Pirro Maria Gabrielli, appunto, insegnava anche lui all'università, fisica. Nel 1891 fondò l'Accademia dei Fisiocritici e apparteneva alla Contrada della Pantera. Lo dimostra un documento del 1683 con il quale la Contrada chiese alla Bicherna l'uso della prima chiesa che poi ebbe. Una chiesa non esiste più davanti a Porta Caterina, tra poco ci arriviamo. E tra coloro che firmarono questa petizione c'era appunto Pirro Maria Gabrielli, che dimostra che era un contraiolo della Pantera. Questo tabernacolo è ricordato dagli eruditi del Settecento come Madonna dalle due porte di dentro, per distinguerlo da quello che vedremo tra poco, che era all'esterno delle due porte. È stato dipinto nel Cinquecento nel pilastro centrale del duplice arco delle due porte. Qui si vede quello intero e si intravede l'imbotte di quello che è stato tamponato. Questo affresco, la Madonna col bambino San Giovannino e Santa Caterina da Siena, era attribuito tradizionalmente a Baldassarre Peruzzi. Poi è stata una bella attribuzione, è stato riferito a Bartolomeo di Davide, un pittore contemporaneo di Peruzzi con cui pare abbia collaborato. È sicuramente un'opera molto importante, è stato restaurato la Casa dei Palmi di Firenze negli anni 70. Questa qui è l'ultima lapide di San Luigi e come la prima è sbagliata. C'è scritto in questa casa, tra il 1308 e il 1311, Lucio avrebbe dipinto la tavola della Nostra Donna, opera sempre meravigliosa, eccetera, eccetera, ovvero la maestà, la cosiddetta maestà di Lucio. Se non che nel 1311 Lucio non abitava qui, abitava fuori le due porte. La cronaca che descrive il trasferimento della Madonna dalla bottega di Lucio, il trasferimento della maestà dalla bottega di Lucio al Duomo, precisa che venne dipinta in casa Mucciati fuori le due porte, quindi non ne poteva essere dentro. Duccio, una casa all'interno delle due porte, la comprò negli anni successivi, ma quando la maestà era già il Duomo. Allora, siamo arrivati alle due porte, e altro tabernacolo di cui altro parlare. Altro tabernacolo. Allora, questo è il tabernacolo più antico di Siena. In origine raffigurava la Madonna col bambino Sant'Anzano, come scrive un erudito del Settecento, e altri santi intorno, cioè i santi patroni della città. Poi, probabilmente dopo il terremoto del 1798, è stato ingrossato il muro e il tabernacolo è stato ridotto a una finestra che fa vedere solo la Madonna col bambino tagliata alle ginocchia. Enzo Carli aveva attribuito nel 1955 questo tabernacolo a Memmo di Filippucci, il babbo di Lippo Memmi, nonché suocero di Simone Martini. Recentemente l'attribuzione è stata riferita a un pittore fiorentino nell'ambito di Giotto. Prendiamo quello che mi hai detto e comunque teniamo presente che questo è un tabernacolo di fine 200, primi 300. No, ho sbagliato. Ah, vai, riprendi da qui, non te lo taglio. È un tabernacolo di primi 300, fondamentale per la pittura senese. E ora parliamo delle due porte. Le due porte, la struttura delle due porte, così da un duplice arco. Ho sentito alcune persone illustrarle dicendo che da qui partiva una strada e andava verso il Duomo. Non è vero, non è mai esistita. All'interno delle porte c'era una piazzetta. È un motivo architettonico, insomma, in parecchie città, anche a Milano, diverse città del nord Italia, c'è questo il duplice arco, la porta doppia. Fra l'altro, se si fa un attimino mente locale, l'asse di via Stalloreggi, via di città, finiva a Porta Salaria, la compagnia militare della Selva, che aveva un'altra porta doppia. Come mai non è stata tamponata? È stata tamponata perché prima di Montaperti i fiorentini fecero un'incursione fino a qui. Ancora non c'erano naturalmente le mura del 300, quelle di Porta San Marco, Porta Caterina, e quindi arrivarono fino a qui. E per i senesi non fu difficile capire che era più facile difendere una porta sola che due, e ne tamponarono una. Se si guarda l'arco superstite, vediamo una serie di cose, di dettagli interessanti. La porta era difesa da una saracinesca molto robusta che scorreva in questa fessura, veniva calata dall'alto.
All'interno c'era un portone di cui rimangono ancora due cardini, le cui dimensioni fanno intuire la forza di questo portone. Era un portone molto massiccio, molto grosso, ha avuto uno spessore di più di 20 cm e probabilmente all'esterno c'era un fossato con un ponticino. I senesi quindi potevano, se c'era, alzare questo ponticino, abbassare la trascinesca, chiudere il portone sprangandolo, e non era semplicissimo entrare in città con una porta così difesa. Ora ci giriamo un attimino e guardiamo questa osteria, che era un vinaio, è uno dei vinai più antichi di Siena, si chiamava l'Osteria del Moro, e a questo vinaio, in particolare a una di queste finestrine, è legata una cosa curiosa. Uno degli ultimi briganti toscani, il brigante Magrini, detto Basilocco, spesso e volentieri veniva a Siena. Probabilmente entrava a Siena facendo la strada che scorre all'esterno di Viano Basilo, entrava da Porta Laterina, che non era sorvegliata, veniva in città forse per incontrare qualche donna o chissà che c'era da fare. Quando riusciva si fermava qui, mangiava in piedi sulla porta e non voleva che nessuno uscisse di bottega, poi pagava e andava via. Queste cose mi sono rimaste in famiglia perché questa bottega era di mio nonno e quindi sono tradizioni familiari, diciamo. Qui di fronte al vinaio, al numero 3 di Fede Mantellini, al primo piano, negli anni 70 dell'Ottocento abitava la famiglia Gistri. In quell'epoca la Pantera era nemica della Selva, un'inimicizia, non era una rivalità, era proprio un'inimicizia, forti, si odiavano anche a livello personale. Nel 1971 un ragazzo di 22 anni, Giulio Gistri, appunto abitava qui, alla costarella fu affrontato da tre selvaioli. Giulio Gistri faceva il sellaio, il più anziano dei selvaioli, Mancianti, faceva il calzolaio. Litigarono, c'erano fuori gli arnesi, e si ferirono a vicenda, tutti e due morirono. La cosa che aumenta la tragicità del fatto è che in fondo ai Quattroreggi abitava la mamma dei Mancianti. Quindi non è difficile immaginarsi le mamme di questi due che vanno a corsa verso l'ospedale, veramente insieme, e c'è un ragazzo di 22 anni e un uomo di 31 con due bambini che si ammassano per questioni di confini, questioni di pari, eccetera, eccetera, cose veramente assurde. Ci troviamo all'inizio del Fosso Altanzano. Al numero 5 del Fosso Altanzano, all'inizio del Novecento, c'era la bottega un marmista, certo Ettore Cortigiani. Ettore Cortigiani era quasi un artista, si può definire. Sapeva scolpire, sapeva realizzare sculture del 400, tipo 400, del 400 fiorentino in maniera perfetta. Scoprì una cosa molto curiosa. Se uno prende una lastra di marmo, anche antichissimo, di marmo bianco, che c'è una patina, c'è l'olio da sopra, ci fa un graffio, dentro il marmo è bianco. All'epoca dei cortigiani cominciarono a essere installati nelle case i water, come si conoscono oggi. Quindi venivano buttate via delle lastre di marmo, che c'erano un buco nel mezzo, che erano state usate da sempre, e una lastra di marmo spessa, probabilmente non si può rompere per fare il servizio che doveva fare. Però che è successo? È successo che durante secoli, ospitando per secoli le persone che andavano al bagno, queste lastre di marmo si erano impregnate piano piano di pipì, per alcuni millimetri. E tra l'altro anni si accorse di questo fenomeno e si faceva portare ai muratori queste lastre, buttava via il pannello nel mezzo che c'era il buco e usava i pezzi impregnati d'orina per scolpire a stiacciato materiale delle madonnine, dei frammenti del 400, eccetera, che poi venivano venduti attraverso antiquari compiacenti a stranieri, a collezionisti, eccetera. Per vedere l'abilità reale del costruttore artigiano basta andare via alla Badia e guardare a sinistra un tabernacolo, una madonnina o un bambino molto bella, o in San Francesco, nella prima cappella della transetta a sinistra c'è l'altare dei Sacri Partiti, anche vedo sembra la scultura del 400 fiorentino. Siamo di Piazza Mantellini al numero 20. Quasi sicuramente, io sono sicuro, nel 1776
in questo locale c'è la bottega di un marmista, Angelo Bini, un artigiano di Fiesole, che era l'unico marmista attivo a Siena a quell'epoca, con bottega appunto per i mantellini, che l'aveva localizzata in questo punto qui. E è l'autore di tanti altari, di pavimenti di marmo, eccetera, ma soprattutto è l'autore della statua del Mangia che è dentro l'entrone. Il Mangia, che era stato messo sull'ultimo merlo della Torre del Mangia con il 1666, poi fu tolto, ha avuto una serie di traversie e negli anni 30 è stato collocato all'entrone. Allora, ci troviamo davanti alla Chiesa del Carmine. C'è questa lapide murata, una lapide che si può definire fondamentale per la storia della città, perché sono pochissime testimonianze delle lotte civili fra senesi del Medioevo, cioè testimonianze non documentali, ma poco tangibili. È la tomba di due fratelli, Leonardo, c'è scritto Leonardo, e Giacomo di Simone, la fata dell'erede di loro. Questa ha scappellato una parola, se si guarda, proprio qualcuno è venuto con lo scalpello e l'ha cancellata. Questa parola era Fabri. Questi due fratelli appartenevano, se non ricordo male, al Monte dei Popolari. Nel 1881 avevano fatto parte del Concistoro, cioè la suprema magistratura senese, e erano ricchi, avevano imponibile 5.000 lire. In quell'epoca a Siena era un continuo capovolgimento, un continua lotta civile, una guerra continua in pratica, e questi fratelli furono ammazzati e i loro nemici, a damnatio memorie, scalpellarono il cognome dalla tomba. Per ricostruire questa parola, insieme a mio amico Paolo Brocini, che è un bravissimo storico, abbiamo letto le denunce presentate dagli abitanti della zona all'ufficio della Lira. E abbiamo trovato appunto Leonardo e Jacopo di Simone Fabri, cioè facevano i fabbri grossi, non erano quelli che lavoravano al ferro, ma quelli che lo vendevano il ferro soprattutto. Siamo arrivati in via Paolo Mascagni, altra strada del rione della Contrada della Pantera, e ci troviamo davanti a un altro palazzo. Una casa, proprio un palazzo. E è legata anche questa la casa, in particolare la porta, alle nemicizie tra Pantera e Selva. Il 29 giugno del 1855, un certo Dinelli Panterino stava rincasando la moglie incinta 7 mesi, quando fu aggredito da alcuni selvaioli, fra i quali il Mancianti, e poi morirà la Costarella, e il suo babbo. Il babbo Mancianti, Betto l'orfano soprannominato, era famoso a Siena per essere veramente un delinquente. Qualche anno prima addirittura accoltellato il cavallo di Londra in pista, tricoltellava un cavallo, aveva dato. Vede, lo vinse a picchiare questo panterino, il panterino andò in casa, chiuse la porta e i servaioli si accanirono sulla porta e con i tirapugni di ferro battevano nell'uscio, lasciandoci questi segni qui. Questo ha raccontato anche questo mio babbo, che andava con questo portone, e sapeva che un panterino era stato picchiato sui servaioli, ma non sapeva bene l'epoca, nome, eccetera. Questi li ho trovati insieme a un servaiolo amico mio, Alessandro Ferrini, e abbiamo fatto un librettino appunto sulla storia di Pantera Selva. Il Dinelli, insomma, andò a casa, si chiuse in casa e aspettò che i servaioli andassero via. Una volta usciti, chiamò altri panterini e andò a cercarli e trovò il Mancianti in piazza del Duomo. Al Mancianti si era dovuto accettare i pantaloni. Queste due cose, non so, le novelle, tutte le riportate negli atti del processo. Al Mancianti si era dovuto accettare i pantaloni. E avevano occupato le registrazioni, quindi. E Dinelli non perse tempo. C'era il legno, mi ci allenarono del capo, tanto ti finisco, tanto ti ammazzo, e lo mandò a operare a mercato solo. Questo qui rende forse un po' l'idea di com'era la violenza nel Palio 800. Nel palazzo di fronte non c'era lapide, ma ci andrebbe messa, perché il palazzo in cui è nato Bruno Bonci, panterino e medaglia d'oro resistenza. Bruno Bonci era un partigiano, quindi un antifascista e anticomunista, che morì nel 1944 in uno scontro tra nazisti a Vaglialli. Questa qui è la casa in cui è nato Ettore Bastianini, che è stato un grandissimo artista lirico, baritono, famoso in tutto il mondo, e un grandissimo stesso carissimo travaiolo. Ha vinto il Palio della Pantera nel 63, purtroppo ne ha vinto solo uno, perché poi è morto. Allora, là in fondo alla strada, davanti alla porta, a 5-6 metri dalla porta,
c'è la chiesa della Pantera, San Giovanni Battista di Collato a Porto Latrina. La Pantera era officiata dal 1684 al 1786. Poi fu sfrattata perché la cappella fu adibita a stanza mortuaria del cimitero appena costruito e purtroppo poi è stata demolita nel 1893 quando furono costruite le vecchie stanze anatomiche, il palazzo dell'università vicino al cimitero, e per agevolare il passaggio dei materiali buttano giù la cappellina e non ne rimane traccia. E con questa vista dall'alto noi concludiamo la nostra passeggiata nella Contrada della Pantera. E ringrazio Alessandro Leoncini. Ringrazio voi.